e biodiversità, nuove opportunità. E di opportunità ce ne sono veramente tante, soprattutto collegate con il programma regionale di sviluppo. Mi dicono che devo dire programma, non più piano. Prima era piano, adesso è programma. Questo PRS, ecco, mi fa vedere, mi fa vedere PSR. Mi fa vedere, ecco. Siccome il PSR, quando sono arrivato io assessore, mi ha dato proprio il capo di dipartimento, il mio fianco, ha detto tanto studiati questa roba qua, e mi ha dato un blocco di qualche cubo, centimetro cubo di carta. Sì, è sincera, se l'hai letta, se l'hai studiata. Sono arrivato alla centesima pagina, mi sono fermato, ho detto fermo tutti, ho detto c'è qualcosa che non funziona. Meno male un politico sincero che io gli ho detto farmi un sunto, no, di questa cosa. E allora da quell'idea è partito questo sunto che poi abbiamo pubblicato con tutti gli interventi, le misure eccetera, che abbiamo messo a disposizione comunque degli agricoltori negli incontri e di chi lo vuole, come scaricabile dal sito della Regione Veneto, e quindi qui c'è tutto, un sunto per gli agricoltori, per chi lavora con gli agricoltori, per naturalmente i tecnici e quindi anche per i curiosi, anche per i cittadini, quindi per vedere come vengono spesi i soldi della Comunità Europea e della Regione. Giusto, è il bignami. Il bignami, esatto. È come a scuola quando si mettavamo in tasca prima del compito. No? Comunque ecco, questo c'è qui, tutto, no? C'è tutto, quindi glielo regalo, così se lo tiene. Visto che vuoi parlare di agricoltura, esatto, io lo so mostrare. È arrivato a che pagina? Questo l'ho visto tutto. A tutto, mentre a quell'altro che pagina è arrivato? A 100 circa. Le prometto che arriverò a pagina 99. Non voglio battere la sua storia. Più di 1000 rotte pagine, ho detto qui. Bene. Andrea Comacchio, che è dirigente della Regione Veneto, qui del settore agricoltura, no? Ecco, in sostanza, con il primo gennaio, col prossimo anno, con i bandi, che cosa si potrà dire ai coltivatori, agli agricoltori? Allora, intanto possiamo finanziare l'insediamento di circa 300 giovani con la misura pacchetto giovani, quindi sono il premio che ricordava prima l'assessore, 40.000 euro per giovane che va a insediarsi, e siccome la misura viene applicata con il meccanismo del pacchetto di misure come era la passata promozione, chi viene selezionato nella graduatoria presenta anche un progetto di investimento che viene finanziato con la misura 4.1. Può presentare anche una misura di diversificazione e la formazione. La seconda misura grossa è quella degli investimenti. Andiamo a finanziare nelle imprese agricole condotte da imprenditore agricolo professionale gli investimenti nella capitale fondiario, quindi sia strutture che macchine, macchinari, attrezzature varie, nella misura massima del 40% a fondo perduto della spesa ritenuta ammissibile, entro un limite di spesa massima di 600.000 euro. Quindi è un'opportunità importante per ciascuno per sviluppare la propria azienda, per migliorare la competitività, quindi per innovare anche le attrezzature, i macchinari, i processi produttivi. E poi abbiamo un'altra misura importante, quella sulla trasformazione e commercializzazione, anche qui contributo a fondo perduto nella misura del 30% e a scalare a seconda della dimensione aziendale. Sono tutte attività rivolte all'introduzione di macchine e attrezzature per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e per lo sviluppo dell'innovazione nelle imprese. L'altra misura importante è quella relativa, diciamo, alla qualità, sia il finanziamento della certificazione per le imprese, certificazione di sistemi di qualità, quindi ci vanno dentro DOP, IGP con 2 milioni di budget, ci vanno dentro i vini a denominazione e indicazione geografica con altri 2 milioni, va dentro il sistema di qualità verificata, che è un sistema di qualità regionale, e poi il biologico con circa 500.000 euro cada uno questi ultimi due sistemi. Queste sono grosso modo le misure più importanti che vengono aperte
a inizio anno. Il bando andrà in giunta mercoledì. Dopo domani. Quindi verrà diamo una notizia. Dopo domani va in giunta. Verrà pubblicato il bando a inizio anno, e quindi i termini sono normalmente 60 giorni o 90 giorni dalla pubblicazione per presentare le domande, per, diciamo, per la formazione e per i sistemi di qualità sono 60 giorni, quindi gennaio e febbraio grosso modo. Per gli investimenti sono 90 giorni, quindi arriviamo a marzo per gli investimenti nelle aziende e nella trasformazione. Dopodiché AVEPA, che è qui presente, ha circa 120 giorni di tempo per fare le istruttorie, le graduatorie di finanziabilità, e a quel punto ognuno sa se la sua domanda è stata accolta e se il suo finanziamento ha avuto buon fine. Quindi questo è il primo passo 2016, bando sulla competitività. A metà anno dovremmo cominciare a ragionare su delle situazioni un po' più, diciamo, articolate, che riguardano l'innovazione, in particolare la misura 16 sulla cooperazione con i gruppi operativi per i partenariati europei dell'innovazione, ma con tutta la misura che si chiama cooperazione, perché sta a significare che ci sono diversi soggetti economici che si mettono assieme tra di loro per affrontare un problema e rispetto a quel problema sviluppano un progetto finanziato dal PSR. Andi a vedere il giro che c'è per portare avanti queste cose. Quindi è piuttosto complesso. Per gli agricoltori, chi fa impresa sa bene, ma per il cittadino che ci segue, magari capire è giusto puntualizzare quanto sia difficile questo sistema. No, posso integrare, a parte che con l'ultimo ragionamento sui gruppi operativi probabilmente si può recuperare anche il ragionamento che facevamo prima sulla biodiversità. Però quando parliamo di produzioni di qualità a vario titolo, soprattutto denominazione d'origine, ma non solo, o anche qualità verificata, che è il marchio che ha la Regione Veneto, parliamo sempre di prodotto, così come quando parliamo di biologico parliamo di prodotto. Allora, una premialità, e qua tanto più se la delibera va in giunta regionale, una premialità rispetto a quelle aziende che seguono questo discorso della qualità, e comunque abbiamo visto, abbiamo capito, ha degli spazi di mercato notevoli, ma è prodotto, una premialità per quelle aziende che oltre alla qualità del prodotto prevedono anche in maniera strategica per la loro produzione anche la qualità dell'ambiente, beh, questo potrebbe essere assolutamente straordinario. Dico questo perché nel corso di un importantissimo incontro, convegno che c'è stato presso la sede del Sole 24 Ore qua a dicembre del settore ortofrutticolo italiano, presenti le 600 aziende più rappresentative del settore ortofrutticolo. Tu eri relatore. Il Radicchio era relatore. è stato portato un case history del settore vino. E non a caso credo sia qua il direttore, perché ha intuito esattamente cosa sta succedendo su questo fronte della produzione di qualità legata al territorio. Quel case history, non faccio il nome, che se vuol non dire faccio case history? Vuol dire che è un caso che fa storia. Il Radicchio di Treviso è un caso che fa storia. Cioè, io non so l'inglese, quindi sì, mi sono permesso di chiedere. È un caso che fa storia. Il Radicchio di Treviso fa storia per in quanto prodotto di qualità. In questo caso era un vino che ha fatto storia e sta facendo storia in Europa, perché è il vino migliore al mondo, ha superato per la prima volta, non è un vino francese, è un vino italiano, nella sua segmentazione, è la prima cantina in Europa, lui si è presentato con questi titoli nella sua slide di presentazione, quindi prodotti di straordinaria qualità, primi nel mondo. E la terza, il terzo logo che riconosceva poi la strategia di questa azienda era Biodiversity Friend, cioè aziende amiche della biodiversità. Allora, il biologico non si spiegherebbe diversamente perché le produzioni biologiche nazionali, non soltanto venete, cominciano a frequentare la certificazione della salvaguardia della biodiversità. Perché soprattutto chi fa grande qualità e promette grande qualità del prodotto al consumatore deve essere in grado, nel momento in cui il consumatore ti chiederà conto da dove arriva quel prodotto, di dimostrare
con oggettività che quel territorio è tanto quanto la qualità di quel prodotto. Guarda, forse c'è l'assessore vuole aggiungere qualcosa. Questa è la delibera di mercoledì, vede, quindi... No, assessore non è. Per dirle che comunque è stato previsto sulla misura 4.1 degli investimenti, comunque questo criterio, ci sono stati anche dei punteggi sulla biodiversità per l'azienda che comunque certifica volontariamente il processo. Ecco, su questa questione, e questo quindi c'è la possibilità di accedere. Mi fa straordinariamente piacere. Ecco, glielo dico in diretta in modo che poi... straordinariamente piacere. Anche perché deve ancora essere pubblicata nel BUR, essere pubblica, quindi guardi. Tra l'altro, assessore, sulla biodiversità, e la Coldiretti lo sa bene, perché credo sia un'iniziativa anche loro, soprattutto loro, è stata approvata all'unanimità a livello nazionale una legge che salvaguarda e porta avanti la biodiversità. E siccome l'ho avuto in anteprima, perché conoscono un po' il mio pensiero, però attenzione, ecco, non vorrei che quella biodiversità fosse poi quella che anche come Regione Mepe qua, per fortuna, abbiamo conoscenze tali che possiamo dare una mano anche agli altri a capire cos'è veramente la biodiversità. Perché quella legge nazionale, e io ho avuto modo di dire anche su interviste, va bene perché comunque parliamo di biodiversità, ma riguarda la biodiversità vegetale, che è una parte importante come presidio, l'agricoltore presidia il territorio e il proprio ambiente, ma quella che conta per il consumatore e che dimostra la sanità dei nostri ambienti è la biodiversità della vita, che è quella che è soprattutto sulla terra, che faceva riferimento prima il Presidente del Consorzio. Quello è il valore che ha dal punto di vista del marketing un straordinario valore aggiunto, che il consumatore recepisce subito, soprattutto recepiscono le donne che poi vanno a fare la spesa perché loro danno vita naturalmente. E quando spieghi che quel terreno dà vita e che conseguentemente quel vino o quell'orticolo o quella frutta non può che far bene perché deriva da quella vita, beh, un messaggio di marketing che passa immediatamente. Salutiamo Aldo Lorenzoni che ci ha raggiunto, che è direttore del consorzio Vino Soave, già Cesare però ha anticipato, no, la qualità, la validità della vostra presenza a livello internazionale come Vini Soave, perché parliamo del vino Soave, ma soprattutto lei ha due notizie da portarci in diretta, freschissime, proprio, no, molto in sintesi. Notizie sono sempre opinioni, no? Però intanto saluto tutti i telespettatori, saluto gli amici che vedo qua molto forti e competenti. Intanto sento parlare di biodiversità, la puntata verte su quello e qua abbiamo un bel esempio insieme con... Intanto per la regia di mandare in onda un po' di immagini che testimoniano gli amici di Biodiversity Friends, del territorio del Soave. Con loro stiamo facendo un percorso intanto assolutamente originale. Abbiamo sentito parlare di certificazione di aziende, noi stiamo lavorando invece per una certificazione di territorio ed è una certificazione che è una sfida molto intrigante perché parliamo proprio del territorio forse a più alta densità viticola, non dico in Italia dove sicuramente è certificato dall'Istat, ma forse dal mondo intero. Per cui c'è questo sogno, no, di poter dire che il vigneto, un vigneto storicizzato, un vigneto fatto di una pluralità di aziende, piccoli appezzamenti, viticoltura di collina, vecchie vigne, suolo vulcanico nel caso del Soave, possa esso stesso rappresentare la risposta in chiave di equilibrio di natura e di biodiversità. La sfida che stiamo percorrendo con l'azienda che ci sta seguendo è proprio questa ed è una sfida tutta veneta, nasce in Veneto, nasce su un territorio storicizzato, un territorio che fra l'altro proprio tre giorni fa è stato riconosciuto dal Ministero, primo in Italia insieme con gli amici di Valdobbiadene, primo in Italia come paesaggio rurale storico italiano. Quindi due primi paesaggi storici rurali sono due paesaggi veneti. Ripetiamo, abbiamo Soave di cui abbiamo visto le immagini, ecco qua le immagini, effettivamente sono spettacolari, una meraviglia. Certo. L'immagine dà proprio veramente il senso di questa bellezza e di questa salubrità del territorio, no assessore? No? Certo, noi il nostro Veneto, io devo dire, sto anche riscoprendolo in parte perché alcuni territori non li avevo visti, però magari si passa sempre in autostrada, in velocità, ma se uscite magari dai caselli autostradali e vi arrampicate nel Veronese, intanto il Veronese. È un territorio bellissimo tra Soave, di cui sono anche molto amico del sindaco Lino Gamberetto, che lo saluto in diretta, che abbiamo anche orgoglioso di questa terra, e tra l'altro noi
ex sindaci, tra l'altro io e lui, ma delle città murate del Veneto, quindi una città murata, quindi abbiamo anche in questo senso da parte storia e cultura, agricoltura, c'è tutto, a Soave c'è tutto, c'è le mura, c'è la storia, c'è il vino, c'è tutto, è la nostra tradizione, credo che immagini così. Penso che al mondo non si possano trovare, senza nulla togliere in altri continenti chissà cosa, ma come abbiamo noi in Veneto, i paesaggi del Veneto sono così diversi, così belli, così tradizionali, che non si trovano in tutta parte del mondo, abbiamo montagne, laghi, colline, pianure, fiumi, delte, lagune, una cosa meravigliosa. Non so se Valentino vuole aggiungere qualcosa. Assolutamente sì, ho fatto qualche chilometro per testimoniare questo stimolo soprattutto agli amici della regione. Noi abbiamo raggiunto questo obiettivo, che non è un punto d'arrivo ma è realmente un punto di partenza, questa certificazione che testimonia questa particolare diversità di questi paesaggi storici. Pensiamo a Soave, pensiamo anche a Valdobbiadene, quindi certo. 100 anni, 200 anni nel caso del Soave, perché proprio il catasto napoleonico dell'816 fa 200 anni fra qualche giorno, e testimoniamo questa storia lunga, una storia fatta di tante piccole aziende che sono aggrappate a queste colline proprio con una esasperazione anche di tipo eroico. E poi se guardiamo i dati che arrivano dagli investimenti che si possono fare oggi in tutta Italia, in tutta Europa e soprattutto nel Veneto, numeri interessanti perché testimoniano la vitalità delle aziende venete, ecco che c'è una diversità in questi territori, proprio la conformazione, la frammentazione e soprattutto queste pendenze estreme impediscono alle nostre aziende di usufruire di questi stimoli, di queste importanti risorse per rimanere competitive sul mercato. Quindi stasera qui con l'assessore, con gli amici della regione, mi piacerebbe proprio lanciare questa piccola sfida, dire: ci sono 3.000 aziende nel Soave certificate dal Ministero come viticoltura storica, altrettante probabilmente nel Valdobbiadene. Troviamo strumenti nuovi per andare incontro alle esigenze di queste aziende. Non possono acquistare diritti perché è già tutto vitato, non possono rinnovare la vigna perché sono piccoli appezzamenti, delle volte anche solo dei filari, però sono i tutori di un paesaggio unico, di una bellezza che esiste solo in questi comprensori. Per cui lo stimolo è proprio questo: prima non c'era questa certificazione, da qui parte, e la lancio e so che sarà raccolta, perché le persone che sono qui con noi stasera vogliono vincere sfide nuove. Fabrizio Stella, proviamo. I titoli, cosa sono i titoli? Titoli di studio, titoli accademici, esatto. Titoli agricoli, cosa sono? Beh, scale. Sì, beh, esatto. Sono esattamente sempre di scale. Io parlo, sono l'uomo dei soldi. No, i titoli, beh, me ne ha fatto Angelo a prendere spunto da quest'anno è l'anno fondamentale per il prossimo settennato, dove tutti gli agricoltori unitamente alla domanda del pagamento della famosissima PAC, insomma, della politica agricola comunitaria, questi soldi, hanno chiesto, proprio unitamente a questa domanda, hanno chiesto la fissazione dei titoli, ovvero si sono azzerati tutti quelli che sono i valori dello scorso settennato per ripartire da zero. Per fare un esempio, in Veneto ci sono circa 110.000 fascicoli e ci sono 84.400 aziende che hanno chiesto questa fissazione dei titoli assieme alla domanda unica, okay, entro il 15 di giugno. Stiamo attendendo la fissazione definitiva da parte di AGEA di Roma, che ha un meccanismo abbastanza farraginoso, essendo la quinta o sesta volta che li riconteggia, per cui, e questo conteggio è molto importante, approfitto questa sera per l'opportunità per dire a tutti quelli che ci ascoltano, a tutti gli agricoltori, che ha già detto che li fisserà definitivamente entro il 1° di aprile, quindi insomma purtroppo siamo molto avanti. Ecco, noi entro al 30 di novembre,
esatto, di quest'anno abbiamo potuto elargire il 70%, solo il 70% di queste famose 80, di queste famose 84.000 domande che sono arrivate. Perché? Perché non abbiamo ancora la fissazione definitiva, abbiamo potuto pagare solamente i titoli di base. I titoli di base sono i titoli che praticamente sono, come dice la parola stessa, di base, ovvero quelli che ti vengono praticamente di default, ma non si possono pagare, tipo il greening, che è una pratica praticamente che si associa molto anche al discorso di questa sera della biodiversità. Non si possono pagare i diritti accoppiati, non si possono pagare i pascoli, che in Veneto ce ne sono moltissimi. Quindi stiamo attendendo tutte circolari esplicative per poter pagare le nostre persone. Però, come dicevo prima, entro il 30 di novembre abbiamo fatto uno sforzo veramente importante, abbiamo pagato di queste 84.400 aziende, okay, ce ne sono 54.400 che sono classificate come piccoli agricoltori, ovvero queste 54.400 aziende prendono meno di 1.250 euro, ok? Quindi abbiamo provveduto a liquidare entro il 30 di novembre, per scelta proprio, tra virgolette, politica, nel senso proprio di gestione aziendale della VEPA, di liquidare tutte quelle grandissime somme, che sono state 84 milioni di euro, riguardanti i 29.000, praticamente 30.000 che mancano, perché sono coloro i quali che con questi aiuti praticamente gestiscono le proprie aziende. Okay? Stiamo provvedendo a liquidare, a prendere in considerazione quelli che mancano, perché anche loro hanno diritto di ricevere qualcosa, logicamente queste 54.000 aziende, e circa 35.000-37.000 verranno pagate prima di Natale. Logicamente siamo, tra virgolette, imbarazzati, data la lentezza che c'è da parte dell'organismo di coordinamento di AGEA nella fissazione di questi titoli, perché è tutta un'area di provvisorietà e non consente a noi, organismo pagatore, che praticamente per 3 anni consecutivi abbiamo pagato circa 380 milioni di euro, 360 milioni di euro prima di Natale, okay? Quindi le aspettative che si sono create nel territorio, giustamente, vedendo una macchina efficiente, quest'anno non possono essere soddisfatte, ma volevo appunto dire che la causa di questo sono proprio la mancanza di circolare, per esempio sui pascoli, che come ben si può immaginare in Veneto i pascoli ce ne sono moltissimi, giusto? E poi tutta quella parte che è di bovini, quella parte che è del greening, che è molto importante, come dicevo prima, per quanto riguarda la biodiversità, che praticamente la Commissione europea ne ha fatto praticamente un principio. Insomma, chi osserverà determinate pratiche agronomiche, okay, soprattutto chi ha superiore ai 10 ettari, sarà sicuramente, anzi, a parte che è obbligatorio, primo, ma voglio dire, chi andrà verso questa, chi vorrà praticamente investire su questo che è il futuro, da parte della Commissione europea sicuramente troverà una grandissima attenzione, perché l'attenzione per la biodiversità e anche per la bioeconomia, che in Europa conta circa 22 milioni di addetti e 2.000 miliardi di euro all'anno di fatturato. In Italia la bioeconomia, parlo bioeconomia perché stiamo parlando di biologico, per cui in agricoltura è molto importante, vale circa 250 milioni di euro, per cui stiamo parlando di risorse, stiamo parlando di occupazione, ed è molto importante, insomma, lo sviluppo di questo. Ecco, ho approfittato, chiedo scusa, della serata per dire anche questo messaggio sui titoli, che sono molto importanti, perché fondamentalmente è il denaro che gli agricoltori stanno aspettando. Eh beh sì, perché il denaro è benzina, no? Senza, è carburante, esatto. senza denaro la macchina non va. È vero o no, assessore? Beh, è chiaro, perché poi tra le somme del piano sviluppo rurale, tra quelle della PAC, sono i due
chiamiamoli così, pilastri dove si appoggiano le aziende agricole. Perché alla fine stiamo parlando di impresa, che sia poi biologico, che sia poi impresa intensiva, che sia agroindustria, però alla fine dobbiamo avere un ritorno, e questo è forse uno dei problemi Valdo più grossi. Fredrin, presidente della Coldiretti di Treviso, questo ritorno, questo reddito, è quasi un leitmotiv, no? Un ritornello. No? Come vi sentite? Beh, il leitmotiv di questo periodo, noi usciamo da 6 mesi dove l'Expo è stata una vetrina internazionale per le nostre produzioni di eccellenza dell'agroalimentare. Naturalmente da maggio a ottobre abbiamo fatto sì, noi ad Expo avevamo un padiglione Coldiretti dedicato, dove all'interno sono passati oltre 1,5 milioni di visitatori, dove ogni singola provincia settimanalmente proponeva i loro prodotti, e Treviso ha avuto 3 giornate dedicate con le proprie eccellenze, dall'asparago al radicchio, ai marroni, al prosecco naturalmente. Avete brindato abbondantemente. Abbiamo brindato abbondantemente sia prima che dopo, visto c'era che il prosecco c'era anche naturalmente sto parlando come Treviso. Come Treviso, io faccio da padrino. Chi era più forte, il Soave o il Prosecco? Il Veneto. Bravo. Il Veneto, anche perché diciamo che il Prosecco, e parliamo di OCG come si accennava prima, e il Soave sono 2 territori che sono complementari, sono speculari, hanno le stesse caratteristiche, fatte di piccoli imprenditori che fanno un'agricoltura eroica, dove vanno a potare a mano, dove fanno tutte le operazioni a mano, e naturalmente si meritano anche quel valore aggiunto che il territorio gli concede, ma soprattutto anche quel tipo di lavoro che è faticoso. I dati che sono emersi sono dati importanti, perché l'agricoltura italiana in questi giorni è proprio un'agricoltura di riferimento. Mi fermerei un attimo perché il dottor Comacchio aveva una chicca da raccontare. No, nel senso che anche la Regione del Veneto ovviamente ha partecipato a Expo, e in particolare abbiamo partecipato, una delle iniziative ha riguardato il padiglione del vino. Noi avevamo una sala dedicata nel padiglione del vino, dedicata ai vini veneti, e giustamente le prime 2 referenze registrate sono una un Soave e una un Prosecco, giusto? Primi, non fa più, tanto più bevuti, più bevuti, allegria, si può continuare. No, naturalmente stavo dicendo appunto che Soave e Prosecco sono i due elementi traino per quanto riguarda appunto la viticoltura veneta. E naturalmente questo è riconosciuto anche dandogli un valore aggiunto, perché noi vogliamo appunto portare anche sul territorio di Valdobbiadene, tutto il territorio vitivinicolo, quello che è il valore aggiunto anche della biodiversità di questo territorio. Molto spesso ci siamo trovati a combattere contro le varie amministrazioni comunali che impedivano appunto i vari regolamenti di polizia rurale, che impedivano le normali pratiche agronomiche per quanto riguarda appunto la viticoltura. Credo che se ci sia un riferimento appunto... Non è stato un attentato, ma è una lampadina che è saltata. Quindi, troppo caldo. Non spaventiamoci. Stiamo parlando. Anzi, cose che accadono. Sì, appunto, dare un valore aggiunto a questa produzione anche in riferimento a un territorio che si esprime, un territorio vivo appunto, che dia la garanzia su queste produzioni, credo sia un valore aggiunto, oltre al valore del marchio, che è appunto la DOC, la DOCG, ma soprattutto anche il valore della biodiversità. Volevo fare un'integrazione per quanto riguarda il reddito appunto e quanto riguarda il valore dell'agroalimentare italiano. Esportiamo per circa 35 miliardi di euro. Nel mondo c'è una richiesta di prodotti agroalimentari per oltre 90 milioni di euro. Allora, questo vuol dire che noi siamo i paladini, da sempre Coldiretti si è battuta contro i falsi, contro le imitazioni, con i vari presidi al Brennero, contro il latte in polvere e quant'altro. Questo è un fenomeno importante che ci fa riflettere perché nel mondo ci sono 2 consumatori che hanno un potere acquisto buono, che vogliono acquistare prodotti italiani, e su 3 consumatori 2 non riescono ad averlo. Bene. E naturalmente su questa fascia di mercato si inserisce il falso Made in Italy. Questo è quello che noi vogliamo segnalare, e vogliamo dare la distintività al nostro prodotto, ma soprattutto con la garanzia e quei marchi che conferiscono a questi prodotti la garanzia per il consumatore, ma soprattutto per chi...
produce. È importante che il consumatore sappia riconoscere le eccellenze, le qualità e i marchi. Questo è fondamentale, bisogna farlo conoscere. Avevo due dati veloci, assessore. Prima, essere assolutamente d'accordo col Presidente sulla contraffazione, che è uno dei problemi più grossi della nostra agricoltura italiana, in particolare anche nostra veneta, perché poi... Però è anche vero che quando si copia, prodotto di prodotto è bello, no? Purtroppo magari il nostro consumatore italiano in genere riconosce perché ce l'ha nel territorio il proprio prodotto. All'estero, un statunitense, un mercato anglosassone, eccetera, magari se deriva il prosecco del Sudafrica o del Cile, fa fatica anche a capire la differenza. Per questo noi stiamo promuovendo quei consorzi, ma con tutta la gestione insieme alla Regione Veneto i nostri prodotti. Sì, sul vino, il vino del Veneto è un settore assolutamente importante. Do solo due dati, perché poi abbiamo circa 33.000 aziende vitivinicole nel nostro Veneto, siamo i primi produttori nazionali col 35% di produzione, e l'Italia, ricordo, che è la prima produzione mondiale, per un valore di più di 1.700 milioni di euro. Quindi, e attenzione, i nostri spumanti hanno battuto champagne, no? Abbiamo battuto champagne, il prosecco mi sembra, adesso non vorrei dire, ma viaggiamo sopra i 500 milioni. Non siamo ancora a 500 milioni di bottiglie, ma manca poco di bottiglie, il Soave comunque ci sta dando grande soddisfazione. Una bottiglia di vino italiano su tre che va all'estero è veneta. Esatto, una bottiglia su tre che va all'estero è una bottiglia veneta. E quanti ortaggi, molto poi lasciamo parlare di altri, eccetera, però, e il valore degli ortaggi. Il vino, gli ortaggi? Gli ortaggi c'ho anche La PLV agricola dell'ortofrutta veneta sfiora quasi il miliardo di euro, credo siamo sui 900, comprese le patate, 900 milioni, quindi è un valore molto importante, ma i radicchi al consumo in Italia, questo è un dato che nessuno sa e che abbiamo avuto da report che ci sono usciti a livello nazionale. Questi report ci dicono che i radicchi valgono quasi un miliardo di euro al consumo, la gamma di radicchi, quindi abbiamo, e tra l'altro il Veneto produce il 50% di radicchi, quindi abbiamo un patrimonio in mano che poco esporta. Perché poco esporta? Perché ha iniziato un percorso, è un percorso di nicchia, sia pur globale, e però poco esporta, ma ogni anno continua a crescere. E il dato che dicevamo prima, che il nome radicchio ormai è conosciuto in Europa e nel mondo, ci dà grandissime opportunità di sviluppare l'export nei prossimi anni. L'assessore ci dà questi dati qua. Sì, perché poi mi sono portato dietro un po' di cose. Per le superfici orticole nel nostro Veneto sono comunque circa 33.000 ettari nel nostro Veneto, di cui comunque il radicchio è il 31%, la patata è il 12%, e quindi sicuramente insieme alla fragola e le lattughe diventano dei prodotti veramente importanti. E il radicchio mi sembra una superficie totale intorno ai 9.000 ettari. 9.000 ettari, sono cifre importanti. E io ho visitato anche l'azienda di Palo dopo la tremenda grandinata di Chioggia, anche i redditi del radicchio comunque sono redditi importanti insieme a quelli del vino, quindi non dimentichiamo. E ora parliamo dei radici ciosoti. Non riesco a imitare il dialetto ciosoti, io sono trevisano, ma comunque è inimitabile, no? Ecco, il radicchio di Chioggia. Il radicchio di Chioggia nei numeri, no? I 2 milioni e 200 mila quintali di prodotto nazionali dei radicchi, in Veneto più della metà, 1.190.000 quintali. In Veneto di tondo, quindi tipologia Chioggia diciamo, 750.000 quintali, quindi il 70% è il Chioggia. Ma quanto questo radicchio fa cultura, attira turisti? Questo è molto importante anche a Chioggia. Ma questo percorso di valore territoriale, come è stato detto prima, va verso questa direzione. Noi abbiamo la fortuna come radicchio di Chioggia di un territorio che parte dalla laguna sud Chioggia per arrivare al delta del Po. Attraverso una serie di percorsi che si possono costruire in questo territorio, attraverso i fiumi, attraverso tra l'altro è un territorio storicamente evocato, alluvionale, perché il delta del Po si è spostato dalla laguna di Venezia verso laddove c'è è ora, e solo con la subsidenza si è bloccato.
perché abbiamo fuori delle banchine a 5 km da Ravenna, ma comunque non cambia niente della dislocazione, che sono immerse nel mare. È un territorio molto fragile, ovviamente. Abbiamo visto poco tempo fa, anche ripreso, che ci sono dei ponti pensili, quindi il territorio è sprofondato di un paio di metri e quindi è un territorio delicatissimo, che quindi con gli aspetti della biodiversità ci stanno. Noi siamo partiti da un presupposto che era banalissimo, da quella biodiversità vegetale che è stato fatto il riferimento prima. Noi coltiviamo e per produrre il radicchio di Chioggia adoperiamo il nostro seme autoctono, storico, dal XV secolo, da un radicchio che è arrivato in Europa, che proprio in questo territorio trevigiano ha iniziato il suo percorso. Il nostro ha avuto la fortuna di incrociare, anzi no, i nostri produttori hanno avuto la fortuna di incrociare, i nostri produttori, i nostri papà, nel 1930 la fortuna di incrociare un territorio di Castelfranco, e da quello, che non è il Castelfranco oggi prodotto, ma era filiforme, abbiamo ottenuto questo territorio. Ecco, è il binomio, il territorio con un prodotto unico, che rende unico tutta la storia e tutta la nostra vita. Paolo Fontana, che diciamo a questo punto, a sintesi durante questi ragionamenti che abbiamo fatto? Beh, intanto c'è da dire una cosa, cioè la falsificazione dei prodotti esiste nell'industria, in agricoltura, eccetera. È più difficile ancora falsificare i territori. Ecco che allora puntare sulla valorizzazione del territorio e sulla conoscenza del territorio per valorizzare i prodotti credo sia anche una strada per tutelare questi prodotti, perché io penso che le DOCG, le DOP eccetera sono molto importanti, però bisogna stare attenti a non caratterizzare un territorio per un prodotto. Questi sono di Chioggia, mi pare, no? Piuttosto piuttosto caratterizzare un prodotto per il territorio che lo esprime. E il presidente del Radicchio di Chioggia ha detto veramente bene, perché quando noi parliamo di biodiversità, soprattutto di biodiversità del suolo, eccetera, noi veniamo da un'agricoltura che è millenaria. Ora, negli ultimi 50 anni, diciamo 70 anni, dal dopoguerra, l'agricoltura è cambiata notevolmente, ma non è riuscita a stravolgere ancora gli equilibri naturali su cui la nostra agricoltura si basa e che sono alla base della qualità dei nostri prodotti. Ecco che allora tutelare la biodiversità in generale, la ricchezza vitale dei suoli, come ha detto prima il presidente del Consorzio del Radicchio di Treviso, significa anche produrre più facilmente, produrre meglio, e quindi la tutela del territorio è alla base di un'agricoltura avanzata. Paolo Fontana, lei insiste proprio a tutelare tutela, ma io ho letto dei vostri documenti, perché ogni tanto mi leggono, si coltiva anche, si può coltivare la biodiversità. Cosa vuol dire coltivare la biodiversità? Proprio una battuta rapida, perché il tempo ci sta per scadere. Allora, coltivare la biodiversità, per esempio, la viticoltura è un bel esempio. Perché un vigneto, un territorio vitato, se è gestito con delle semplici precauzioni, diventa un ecosistema molto vitale. È così, Aldo Lorenzoni? Assolutamente, direi proprio che è la premessa poi per la nuova sfida che abbiamo a casa nostra. Cioè, mi veniva adesso proprio di dire, stiamo facendo agricoltura, dobbiamo diventare agricoltura di accoglienza. Cioè la gente deve venire a vedere come facciamo e capire qual è il valore reale dei nostri prodotti. In questo senso ci stiamo muovendo, proprio tutti i progetti che stiamo ponendo in essere sono proprio quelli di dire venite, camminate in mezzo ai nostri vigneti, vedete come, qual è l'amore che mettiamo nel fare questo lavoro, e questo lavoro diventa un vero attrattore turistico. Non eravamo coscienti, ma oggi lo capiamo, perché le aziende crescono, quindi crescono gli agriturismi di qualità, crescono i B&B, cresce
cresce una capacità di trasmettere emozioni da parte dei nostri produttori, e il Veneto, che ha questa fortuna di essere primo nell'agricoltura e primo nel turismo, sicuramente sarà di esempio un po' a tutta l'Italia. Dottor Comacchio, lei coglie questa sensibilità proprio dagli uffici della regione, là dove vola il leone di San Marco? Sicuramente sì, questi sono temi che arrivano sia dal territorio che in generale da un'attenzione che c'è anche a livello comunitario, nella politica comunitaria, al, diciamo, cosiddetto inverdimento, no? Prima il direttore Fabrizio Stella parlava del greening, che è una delle componenti della nuova politica agricola comune, degli aiuti diretti, e diciamo questa attenzione, questo miglior rapporto tra agricoltura, ambiente e territorio è anche uno, diciamo, è una delle leve che giustificano a livello comunitario il forte sostegno che c'è al settore agricolo. Viene riconosciuto questo ruolo, questa multifunzionalità, quindi questa gestione del territorio, e questo viene riconosciuto anche in termini economici. Per quanto di competenza, la Regione ha cercato di orientare anche il suo sostegno, anche gli interventi strutturali del PSR a questa nuova tendenza, sia ai temi del rapporto con l'ambiente, sia in particolar modo, vista la realtà veneta, alla qualità collegata al territorio. Walter Feltrin, come stanno in questo momento, in questo fine anno, gli agricoltori? E che cosa si aspettano? Gli agricoltori, partiamo da un dato appunto importante che è uscito proprio in questi giorni. Allora, l'agricoltura italiana è cresciuta come redditività di un 7% negli ultimi anni complessivamente. I cugini tedeschi, che sembravano quelli che fossero i maestri, hanno perso il 30% del loro valore, appunto della loro redditività. Questo è fatto sì anche dall'indotto che ha generato appunto l'Expo, perché naturalmente vuol dire Made in Italy, vuol dire qualità. Un consumatore sano, un consumatore attento, un consumatore che ha disponibilità di acquistare prodotti di qualità cerca il prodotto italiano, perché il prodotto italiano è il più sicuro, è quello che ha maggior denominazioni, come si parlava prima, perciò maggiori garanzie anche da parte per quanto riguarda la produzione, minore impatto perché c'è un residuo 0, qualcosa rispetto a indici a due cifre degli altri paesi, il consumatore lo riconosce, ma soprattutto è la distintività dei prodotti, molti prodotti del territorio, molti prodotti, molte piccole aziende dove l'agricoltore ci mette la faccia. A parte i comparti in crisi cronica, stiamo portando avanti una battaglia importante per quanto riguarda il latte, perché naturalmente noi non vogliamo, e qui ringrazio la Regione perché ha fatto una delibera importante dove si va appunto a specificare che la denominazione formaggio deve essere fatta soltanto con latte vaccino e non con latte in polvere, oltre a tutte le misure di salvaguardia e di promozione dei formaggi dopo, che devono essere appunto promozionate, e questo è importante. Abbiamo questi settori in crisi, appunto dal latte, dal zootecnico e tutto quello che riguarda il comparto zootecnico, ma per il resto che come agricoltura, come radicchio, come altri settori, che ce la stiamo cavando. Fabrizio Stella, al di là dei schemi, dei cifre, come sta vista dalla VEPA, come sta l'agricoltura veneta? Il fatto che siano stati usati tutti i soldi di cui si parlava prima significa che una grande parte delle finanze sono state messe dalle imprese. Quindi c'è questa innovazione, questa voglia di intrapresa c'è? Sicuramente, perché altrimenti sarebbero rimasti effettivamente dei denari. E c'è ancora voglia di investire. Il Presidente però giustamente parlava di un comparto importantissimo e fondamentale per la nostra economia, che è il settore zootecnico, che sta soffrendo moltissimo. Il latte a 33-34 centesimi, 35 centesimi non è sicuramente un prezzo che è remunerativo per i nostri agricoltori. La qualità, dal mio punto di vista, non è sufficientemente tutelata in Italia, e la produzione e quello che facciamo noi non è sufficientemente tutelato come filiera, che la nostra filiera esiste, ok? Esiste anche un problema, mi permetto di dirlo, di latte che diventa italiano in realtà,
prima del problema del latte in polvere c'è anche del latte che diventa italiano attraverso la fatturazione, quindi attraverso una commerciale un latte comprato dallo Stato estero diventa italiano e viene fatto e produce formaggio e viene venduto latte italiano. Quindi insomma, voglio dire, poi se parliamo della zootecnia, che dei bovini da carne, che è il 45%, 40-45% della produzione italiana viene fatta qua in Veneto, sicuramente voglio dire, è un comparto che va sostenuto, come abbiamo sentito prima. E vogliono investire, ma il progetto secondo me è fondamentale. Stiamo parlando anche di scarti, stiamo parlando di reflui, stiamo parlando di tante cose. La comunità europea mette a disposizione cifre veramente importanti per quella che è l'economia circolare e quella che è la bioeconomia. Praticamente dove non si produce scarto, dove dai rifiuti praticamente si deve puntare a rifiuto zero. E veramente per quelle aziende è logico insomma che riusciranno ad innovarsi e andare verso questo settore, praticamente, che è la salvaguardia del territorio, dei consumatori e alla fine della salute, giusto? Perché parliamo della salute, è punto fondamentale dove la Commissione europea veramente investe moltissimi soldi. Per cui se è una sfida che posso dire per le imprese, dove però si stanno orientando, è proprio quella che i soldi ci saranno, e ben vengano però le organizzazioni di produttori, perché comunque è importante, perché la Commissione europea darà i soldi a questi, sarà difficile che un individuo riesca a portare a casa determinate cifre, ma è finita questa storia. Questo mi sento di dire, che ci vuole anche l'aggregazione sul territorio, e noi sappiamo che se posso fare un appello, sappiamo che il Veneto ha delle grosse difficoltà di aggregazione. Mi permetto di... meglio soli che male accompagnati, invece bisognerebbe essere meno soli e più accompagnati. Cesare, però le ha offerto Fabrizio Stella un bel assist, no? Quando ha parlato di un problema dei rifiuti. Lei ha partecipato a una trasmissione internazionale nella giornata per debellare i rifiuti, no? Ecco. Un problema molto importante questo. So che citava Radicchio, per esempio, come esempio in cui si potrebbe risparmiare, quindi si parlava contro l'estetica del prodotto, no? Allora, questa è una questione, poi voglio anche rispondere alla domanda se c'è futuro o quale futuro per l'agricoltura. Sulla questione che riguarda lo scarto in agricoltura, questione interessantissima, su cui siamo stati coinvolti grazie alla Coldiretti Nazionale per un programma internazionale prodotto da Rai Storia, presentato all'Expo. Tra l'altro, con studiosi internazionali, con inglesi, americani, sì, con una regia internazionale spagnola, regista spagnola. Sì. E col Diretti Nazionale in quel caso ci ha detto solo voi siete in grado di rispondere a una domanda del genere, molto difficile l'argomento, perché lo scarto in agricoltura a volte è anche obbligato per arrivare al consumatore. Però attraverso la storia del radicchio, facendo vivere anche la stagione del radicchio col freddo, cioè, abbiamo cercato di far capire al consumatore, che poi si ritrova sulla tavola un prodotto di straordinaria qualità, considerato top di gamma, cioè il massimo della gamma orticola, e magari poi me lo scarta ancora. Beh, insomma, lungo questo percorso si è riusciti a far capire cosa significa fare attenzione su questa questione degli scarti. Teniamo presente che su questo filmato che è stato presentato all'Expo, tra l'altro col Ministero dell'Ambiente presente, da un lato c'era l'Italia consumistica, fra virgolette, e dall'altro c'era il Chad con i ragazzini, in condizioni, il Chad è uno dei paesi più poveri. Cioè è un colpo allo stomaco quel filmato là, però la parte agricola ha fatto la sua parte e ha cercato di riflettere sulla questione di noi paesi ricchi che scartiamo troppo, soprattutto i consumatori. Per quanto riguarda soprattutto alcuni tipi di consumatori, per quanto riguarda il discorso del futuro dell'agricoltura,
Ma io proprio su questo non ho nessun dubbio che l'agricoltura ha un futuro, avrà futuro, in particolare alcuni settori dell'agricoltura, per un semplice motivo, che l'agricoltura produce alimento. E se noi non mangiamo o non mangeremo nel futuro, non andremo da nessuna parte. Il problema qual è? Che intanto l'agricoltura deve adeguarsi continuamente al cambiamento del consumatore, perché deve produrre gli alimenti che il consumatore richiede. Perché cambiano gli usi, cambiano gli stili di consumo, in questo contesto ci stanno le crisi dei comparti e bisogna capire dove va il consumo. Ma non è sufficiente questo, bisogna capire anche oltre dove andrà a posizionarsi il consumo, e soprattutto per l'Italia, il mio messaggio forte è che per l'agricoltura italiana commodity non c'è futuro. Questo è quello che deve capire l'agricoltura italiana. Non c'è futuro per l'agricoltura delle commodity, cioè per quei prodotti della quantità, di massa, sostanzialmente. Delle quantità, perché altri paesi sono più competitivi di noi, è una battaglia a perdere quella sui costi. Noi abbiamo la fortuna di avere l'Italia, paese straordinario, 65.000 specie animali presenti, primo paese in Europa, biodiversità straordinaria, ecosistemi straordinari. Vendiamo la qualità delle nostre produzioni che deriva da questo, legata alla qualità degli ambienti. Su questo ci giochiamo il futuro dell'agricoltura italiana. Assessore Giuseppe Pa, beh, un bel quadro della nostra agricoltura, no? Soprattutto nell'ultima Veneta, questa infinita, questa varietà immensa di prodotti, di ecosistemi. Sì, beh, sicuramente sono d'accordo con Bellò sull'analisi fatta adesso, il futuro è questo, quindi noi non dobbiamo appiattirci sicuramente verso le grandi produzioni che arrivano dall'estero o i prezzi che arrivano dall'estero. C'è una sfida in atto, una sfida importante, e il Veneto farà la sua parte su questo. Io la devo ringraziare, Angelo, visto che siamo in chiusura, per l'opportunità che ci ha dato di parlare di agricoltura oggi. Noi ringraziamo, non il sottoscritto, ma ringraziamo l'editore. No? Qui, sì, l'editore che avevamo ci ha voluto, qui presente di, forse l'idea anche l'editore di, proprio esatto, che ci ha seguito da vicino in questa nostra ne parlavo prima, se è possibile, ma sarebbe anche interessante portare qui le nostre filiere, i nostri consorzi, i nostri produttori. È una bella idea questa. Magari è una bella di idea. Sviluppare più, perché penso che anche per i cittadini, ma anche per gli agricoltori che ci ascoltano, sia interessante avere queste informazioni. Che poi vedete, io ho scoperto il Dipartimento Agricoltura, la VEPA, sembra che questa burocrazia sia così lontana, ma alla fine siamo qui, siamo vicini a loro, ai loro problemi, e abbiamo voglia e tutta la volontà di tentare di risolverli e di stare accanto alle nostre imprese agricole. Io dico solo in chiusura che il nostro Veneto, abbiamo ricordato, è la prima regione per turismo. È la prima regione, oppure tra le prime nella cultura, e quindi abbiamo tantissimi paesaggi, ma anche tantissimi beni artistici, storici, che si associano. Abbiamo 65 milioni di turisti che alla fine, lo dico sempre, visitano le nostre città, i nostri mari, i nostri laghi, le nostre montagne, ma alla fine si siedono a tavola e vogliono mangiare bene. Sapere dove arriva questo prodotto, ma riportarsi a casa qualche bottiglia, un pezzo di formaggio, eccetera. Questa è l'importanza della promozione che vogliamo fare e far capire. Quindi anche questi progetti di SOAR, le nostre DOE, le nostre DOCG, l'IGP, i piccoli produttori, cioè tutto questo sistema deve essere integrato nel grande turismo veneto, e questa sarà la sfida futura per dare una redditività nuova, naturalmente legata al territorio e legata al mantenimento della biodiversità e dei nostri ambienti. Se non facciamo questo, vuol dire che avremo perso una grande occasione. Quindi ringrazio lei per l'opportunità, e a questo punto auguri a tutti, Natale, auguri, buon Natale, buone feste. No, grazie ad Angelo Lenzon, direttore del consorzio Vino Soave, e a Paolo Fontana, presidente del VIBUA, che è l'Associazione Mondiale della Biodiversità, a Fabrizio Stella, direttore della VEPA, non so se la regia riesca, Walter Federico, direttore presidente della Coldiretti di Treviso, ad Andrea Comacchio, direttore del Dipartimento Agricoltura. Ovviamente qui al nostro Cesare Bellò, che è direttore di AOP, Associazione Produttori Ortofrutticoli del Veneto, nonché di Opo Veneto, no? E poi al nostro assessore regionale appunto all'agricoltura. Buone feste a tutti. Buone feste a tutti. Ho salutato qualcuno, no?
Ascotrade, luce e gas, energia dalle nostre mani.